Ciao ragazzi, eccoci qua nuovamente sul canale. È passato poco più di un mese da quando vi devo dare aggiornamenti e infatti eccoci qua con un video proprio per raccontarvi sul mio terzo mese dagli Ai Vigili del Fuoco. Come sapete, questo è il primo mese che ho passato realmente alle scuole centrali antincendi, quindi a Roma, per iniziare la parte pratica e teorica di questo corso che, come sapete, è già iniziato da 2 mesi, ma l'ho svolto in FAD. Ovviamente, se non avete visto i video precedenti e volete sapere un po' come si sono svolti questi 2 mesi, vi metto qua in alto i video per andarvi a vedere. E invece, se siete curiosi di scoprire insieme a me come è andato questo terzo mese, ci vediamo dopo la sigla. 4A88. Avanti. Ora Fabio, ti confermo che ci sono due incastrati, mi ha chiamato anche i carabinieri adesso, perciò ti Bene, invio eccoci anche il qua. passo. Allora, innanzitutto vi vorrei ringraziare come sempre per l'affetto che mi dimostrate, le tante domande che mi fate. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e anche a seguirmi su Instagram, dove già in tanti di voi, devo dire, mi scrivete e mi rispondete alle storie, come ci sentiamo un po' con un filo diretto. E vi ringrazio anche per tutti i commenti che lasciate sotto i miei video qua su YouTube. Allora, andiamo un po' a parlare di questo mese. Come già detto, un mese intero passato alle scuole centrali a Roma. Un mese intenso che si è concluso qualche giorno fa proprio con il conseguimento di tutti gli esami pratici e teorici di tutte le materie affrontati in questi mesi. Perché, come sapete, nei primi 2 mesi ho affrontato tutte le materie teoriche, per le quali ho dovuto eseguire dei quiz che ho fatto ogni venerdì, dal primo venerdì di marzo, fino all'altro ieri praticamente, in cui sono andato a fare l'ultima materia che erano le POS e le sostanze estinguenti, quindi tutte materie teoriche fatte, come sapete, in FAD, ed inoltre sono andato a fare anche gli esami della parte pratica confrontata in questo mese, e cioè che cosa? Il modulo SCALE, ragazzi. Avete visto già tramite le varie storie un po' di cosine che abbiamo fatto e vi mostrerò ora dei video non realizzati da me, ma che mi è concesso riproporvi, realizzati proprio dai Vigili del Fuoco, quindi video ufficiali. Non miei, ma di altri poli, quindi non proprio delle scuole antincendi, ma proprio per farvi vedere quella che è l'attività che siamo andati a fare. E cioè, ragazzi, mi è stato insegnato come lavorare e come salire e scendere dalla scala aerea, che tutti noi comunemente chiamiamo autoscala. Quindi tanti mi fate la domanda: ma quant'è alta che era? Allora, ragazzi, noi abbiamo lavorato su un'altezza di 27 metri con un'inclinazione, se non erro, di 75 gradi. Quindi, diciamo, eravamo ad inclinazione massima e a un'altezza media che raggiungono le normali autoscale che abbiamo in Italia. La prova in che consiste, ragazzi? La prova non è altro che iniziare ad avere un'attitudine al lavoro in quota e iniziare a capire come salire e scendere da tutte quelle che sono le scale, le autoscale che ci sono nei Vigili del Fuoco, in quanto non so quanti di voi lo sanno, ma iniziate a farci caso anche quando vedete nei video o come vedete nei video che vi sto mostrando. Siamo stati abituati e ci hanno insegnato a salire, ad esempio, con tutti i gradini con entrambi i piedi, invece con le mani si deve fare un gradino sì e un gradino no. Visto che non c'è molto da dire sulla salita e la discesa dell'autoscala, ovviamente capite bene, non con e tramite il cestello. Abbiamo finalmente iniziato a utilizzare, e ormai, ragazzi, ho fatto anche l'esame, quindi diciamo mi sono lasciato tutte le spalle con tutti i dolori che ne sono conseguiti in questo mese, la scala a ganci. Tutti voi la conoscete, a Roma abbiamo quella estesa di 4,85 m tutta d'un pezzo, invece sugli imperiali delle nostre APS in genere la troviamo divisa a metà proprio per una questione di ovviamente di trasporto e di agevolare anche l'utilizzo quando si scende dal mezzo e fino a dove si deve trasportare, e quindi abbiamo fatto questa fatidica salita fino al terzo piano del castello di manovra con questa scala a ganci, una prova che vista dall'esterno un mese fa credevo che fosse impossibile realizzare, invece fortunatamente tutto è andato bene, è una sfida un po'
questo modulo delle scale. Questo mese è stata un po' una sfida verso noi stessi, perché comunque si affronta veramente il lavoro in quota, varie tecniche, si iniziano ad avere dolori, ad esempio i gomiti, ragazzi, me li sono distrutti, come altri compagni con mille altri dolori. Però devo dire che poi una volta finito l'esame, ora che sono un po' più nel relax, già un po' mi manca questa scala, e è stata veramente una bellissima esperienza, ma sicuramente tante altre volte l'andrò ad utilizzare. Detto questo, poi passiamo alla scala italiana. Scala italiana che sicuramente molti di voi conoscono, la classica scala che troviamo e che vediamo sempre utilizzare in tantissimi tipi di interventi, formata come sapete da 4 pezzi, ma non vi sto, ragazzi, a dare tutte le indicazioni tecniche, perché se vi interessano magari possiamo realizzare proprio dei video in cui andiamo a parlare delle attrezzature dei Vigili del Fuoco, ma non è questo il caso. Quindi abbiamo imparato e ci è stato insegnato a montarla a terra, quindi quello che si fa nel 99% degli interventi, montarla a terra e poi alzarla. E poi ci è stato insegnato la parte, quindi, alla quale abbiamo dedicato più tempo, e è stata la parte nella quale ho dovuto svolgere poi l'esame, quella cioè di montaggio a parete. Essendo 4 pezzi, come vedete, la scala italiana ha proprio una sua procedura di montaggio che è veramente molto bella da vedere. Vi posso garantire che è altrettanto bella da fare, ma capite bene che poi in un ambiente operativo il montaggio a parete viene effettuato solo ed esclusivamente quando ci si trova in una situazione, in uno spazio angusto, quindi uno spazio molto piccolo, per la quale non c'è possibilità di effettuare il montaggio da terra e poi alzarla su, così per svilupparla subito a 10 metri e 33, che è la sua altezza, più, vabbè, levato il piede, quindi diciamo intorno ai 10, per arrivare intorno ai 10 metri di altezza. Per quanto riguarda quindi anche la scala italiana, ragazzi, non ho molto da dirvi, perché poi mi allungherei troppo, ma più che altro in un mese ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo viste tante. È sicuramente bello, una scala dal suo nome patriottica, un po' il simbolo di riconoscimento dei nostri Vigili del Fuoco, e quindi è stato un po' anche un orgoglio montarla, farci l'esame e quant'altro. Ultimo modulo pratico sul quale ho fatto l'esame proprio venerdì, insieme ai quiz di cui vi parlavo, sono i nodi, cordami e nodi, intitolati, come si chiama proprio come materia, e cioè ci hanno iniziato a far vedere ed insegnare come seguire dei semplici nodi. Vi dico magari come un nodo di giunzione, che è il nodo inglese, oppure un nodo d'ancoraggio, che è ad esempio il barcaiolo, o dei nodi di salvataggio, che invece sono proprio nodi che probabilmente, se non li conoscete in ambito Vigili del Fuoco, non hanno altre applicazioni. Sono ad esempio il nodo Milano, il nodo Torino, che sono proprio di salvataggio. Detto questo, questi nodi ovviamente sono più che altro propedeutici a quelli che andremo poi a fare ed applicare per il modulo SAF, che però dovrò effettuare più avanti. Diciamo, ancora ci è stato fatto vedere solo qualche nodo, ma ci dovremo ancora molto lavorare, e dovrò proprio fare, credo, un'intera settimana dedicata al SAF, che, come sapete tutti, significa spelle alpino fluviale. E detto questo, cosa ha caratterizzato questo mese? Ovviamente, come già vi ho detto, sono stato tutto il mese sopra le scale, che sia la scala aerea, che sia la scala italiana, la scala a ganci, o mentre che aspettavo che i colleghi montavano la scala mi allenavo con i nodi. Comunque, ragazzi, questo è stato il mese. Un mese sicuramente che è volato, un mese bellissimo, caratterizzato poi, tra l'altro, nella prima settimana di marzo abbiamo fatto la simulazione di una fuga di gas nell'ambito NBCR, quindi in FAD. Come sapete, ho fatto NBCR a livello teorico. Invece la prima settimana di marzo, di giovedì mi sembra, il giovedì, sì, un'intera giornata l'abbiamo dedicata alla pratica per quanto riguarda il rischio NBCR, o comunque i rischi nucleari, biologico, chimico o radiologico. Abbiamo fatto una ricerca di una sorgente radioattiva dispersa. Abbiamo fatto un intervento per il ritrovamento di una busta di antrace, e poi abbiamo fatto la cosa che a me personalmente è più piaciuta, perché è stata poi la prima volta che ho potuto lavorare con l'autorespiratore e con l'antifiamma
sotto elmo ed elmo, antifiamma che come sapete adoro in particolar modo, è stato proprio la simulazione di una fuga di gas, ma non simulata per finta, cioè era stata veramente messa una bombola di GPL aperta all'interno di un container, ovviamente controllato con le dovuti, cioè diciamo controllato da un punto di vista che non si arrivasse a un rischio di infiammabilità o rischio di esplosioni e quant'altro, però ci siamo messi in gioco proprio con altri due colleghi, eravamo a squadra da tre, con in mano, quindi ci hanno insegnato a utilizzare gli strumenti, il famoso esplosimetro, in questo caso era dell'MSA, il multi-air famoso, l'X4, che quindi riesce ad analizzare contemporaneamente quattro tipi di gas. Quindi, strumento alla mano, abbiamo iniziato proprio a vedere come funziona, abbiamo iniziato a sapere come si leggono tutte quelle scritte sull'esplosimetro, a capire perché va in allarme e a saper distinguere i due tipi di allarme, e quindi abbiamo proprio fatto una ricerca di questa fuga di gas. Abbiamo individuato che la fuga di gas proveniva dall'interno del container, siamo entrati, abbiamo chiuso la bombola e l'abbiamo portata all'esterno. Quindi è stata una simulazione veramente per me molto molto bella, anche perché come vi ho detto l'abbiamo fatta il giovedì, quindi solo dopo 4 giorni che siamo entrati ci hanno subito buttato in questa esperienza, per me è veramente bellissima, e poi abbiamo continuato sempre con le scale. Cosa particolare, come vi ho nominato, anche l'autorespiratore. Abbiamo fatto anche le prime lezioni sull'utilizzo degli autorespiratori o dell'autoprotettore, come lo volete chiamare, DP. Come sapete, assolutamente fondamentali. Personalmente ho lavorato con un dragger, alle scuole abbiamo sia dragger che i Diablo, quelli della DP. Non mi sembra di aver visto autoprotettori MSA, che io adoro, però sicuramente in qualche partenza, in qualche comando c'è chi ci lavora. E nulla, questo è quanto ragazzi, un mese sicuramente bellissimo, un mese che già mi manca, perché comunque il tempo sta correndo, il corso sta passando e sono già dentro al quarto mese. Voi continuate a farmi tutte le domande, tutto quello che volete, io cerco di stringere il più possibile ragazzi, perché ci sarebbe veramente da parlare un mondo, però se mi seguite man mano anche nelle storie su Instagram vedrete che piccoli aggiornamenti poi riesco a darvi. Ovviamente non vi resta che ringraziarvi, raccontarvi un secondo quello che farò nelle prossime settimane, e cioè probabilmente inizieremo 2 settimane con attrezzature, quindi imparerò a utilizzare la motosega, il mototroncatore, i cuscini Vetter, andremo a utilizzare quelli che sono gli strumenti che si attaccano al gruppo di soccorso, quindi principalmente divaricatore, martinetti e cesoie idrauliche, andremo a fare Tirfor, quindi utilizzeremo il Tirfor, e dopodiché credo che o faremo il modulo SAF, oppure ci è stato detto che probabilmente potremo anche andare 1 o 2 settimane alle SFO, quindi alla Scuola di Formazione Operativa a Montelibretti, e lì capite bene ragazzi che sarà veramente uno spettacolo tutto quello che ci faranno fare, e andremo veramente a vedere il fuoco e a toccare con mano le temperature del fuoco, cosa che finora ovviamente non abbiamo fatto. Mi chiedete tutti come sto, come procede, ragazzi vi ringrazio nuovamente, va tutto bene, gli esami sono andati bene, laggiù per me è come stare veramente a Mirabilandia senza fare quindi a un Luna Park, non perché ci facciano fare quello che vogliamo, perché si gioca, assolutamente no, semplicemente perché tutto quello che mi fanno fare lo amo fare, quindi anche che venga fatto magari con un urlo da parte dell'istruttore perché all'inizio non si capisce una cosa e quant'altro, però veramente è qualcosa di bellissimo, cioè qualsiasi cosa che attualmente fino adesso mi hanno fatto fare, per tutti i dolori comunque che ho avuto per le scale, l'ho fatto sempre con amore e è stato sempre qualcosa di straordinario e che ancora non credo di essere riuscito a fare, e ancora non credo di indossare anche io quella fantastica divisa. Mi chiedete spesso degli istruttori, di come ci trattano, di come la vita all'interno delle scuole centrali. Ragazzi, vi posso assicurare che si sta benissimo, nel senso che gli istruttori sono lì proprio per portarti a un risultato, soprattutto con l'idea che tra poco
non sarà domani, non sarà tra un mese, ma magari sarà tra 5 mesi, noi allievi saremo i nuovi vigili del fuoco, dovremo andare in partenza e veramente saper fare le cose. Quindi c'è da parte loro tutto l'interesse, innanzitutto in trattarci come loro, ci trattano soprattutto da persone e da pari, quindi come colleghi, non come gli ultimi arrivati. Ovviamente c'è la rigidità che ci deve essere, perché non è che appunto siamo in un parco giochi, almeno io personalmente, come sapete, ho provato le scuole dell'esercito e sicuramente il metodo che finora è stato adottato dai miei istruttori è più che valido, in quanto vengo trattato veramente come un collega e non come quello che non sa niente, che non è buono a fare niente, che non deve avere opinioni su niente, che non può dare un proprio commento su niente, ma dei colleghi. Si fa, anzi, un'altra cosa che si fa molto bella, ragazzi, è il briefing e il debriefing a ogni attività, quindi ogni fine giornata si fa un debriefing. Io vi saluto. Vi ringrazio ovviamente come sempre per essere arrivati fino a qua, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia interessato. Tutte le altre domande vi aspetto sotto nei commenti. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao capo ricevuto, poi quando arrivate a Piano Serra guardate di ricongiungervi con l'altra squadra, così lavorate meglio.